Salve a tutti, oggi andiamo a fare un video, ma veloce, veloce, veloce. Però, siccome è un prodottino che mi è arrivato oggi e è utile e carino, è fatto anche bene e non costa tanto, ho detto, voglio fare un video così ve lo faccio vedere. Andiamo subito ad aprirlo. Così vediamo nella confezione cosa ci danno. Apriamo. Allora, ci danno le varie istruzioni perché parliamo di un pannello solare. Quindi eccolo qua, ci danno le istruzioni. Poi il supporto. Vedete? Allora, un supporto per andarlo a collegare alla macchina, quindi per tenere in carica la batteria della macchina, eccolo qui, e un cavo con i morsetti positivo e negativo per collegarli direttamente alla batteria. Poi il pannello fatto veramente veramente bene, eccolo qui, lo giriamo e voilà. Il pannello, come vi dicevo, eccolo qui, nella parte dietro a quattro ventosette e anche delle fascette elastiche, quindi si può infilare anche da qualche parte. Il pannello è questo qui, l'attacco è quello classico, questi qui, vedete? Qui c'è maschio e femmina e vedete tipo questo, anche questo ha maschio e femmina, quindi va a incastro così, eccolo qua, e si collega, e questo lo colleghiamo direttamente alla batteria. Allora, questo pannello solare lavora per 12 volt, quindi carica le batterie 12 volt e ha una potenza massima di 10 watt. Comodo per barche, camper o per mantenere in carica l'auto. Io calcolate che, visto che adesso è arrivata l'estate e comincio a usare sempre di più lo scooter e molto meno la macchina, e la lascio giorni ferma per non farla soffrire la batteria, ho un altro pannello un po' più piccolo di questo, però con le stesse caratteristiche e tengo la batteria dell'auto in carica. Quindi tutto qui. È un prodotto carino. Se avete necessità di mantenere in carica una batteria, è comodo. Le istruzioni sono fatte molto bene, vedete, infatti faccio vedere, loro qua ci mettono addirittura, eccolo qua, non so se si vede. Vedete una foto che dice per appoggiarlo sulla macchina con le ventosette, quindi è comodo. Io l'ho comprato per tenere in carica la batteria di una barchetta, quindi poi nell'eventualità, se volete vedere anche il progetto che ho fatto su questa barchetta, lasciatemi un commento sotto, lo faccio Mi volentieri. dimenticavo una cosa che lo trovate nelle istruzioni, però io può darsi che c'è tanta gente che fa come faccio io, che spesso neanche leggo le istruzioni e parto e procedo direttamente. Evitate di utilizzarlo con ad esempio il motore acceso perché rischiate di fare un sovraccarico della batteria. Quindi si utilizzano sempre con il motore spento, eh? Quindi se no rischiamo di fare l'alternatore della macchina più questo col pannello solare, se sta a pieno carico vai a sovraccaricare la batteria e rischiare di bruciare degli elementi della batteria. Quindi sempre nell'eventualità ci sono dei motori che vanno con l'alternatore a mandare della corrente per caricare la batteria, sempre con motori spenti. E se usate questi tipi di pannelli, fatemi sapere voi come vi trovate. Vi metto il link in descrizione sotto per acquistarlo. E tutto qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e alla prossima.